E bentornati e benvenuti su Go Italia. Andiamo a fare Parla con Condo, strade diverse, parla con Condo. Andiamo, vai, 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 come sempre, let's go, vai. Grazie al suo preziosissimo aiuto, abbiamo portato a termine la scorsa missione. Ottimo lavoro. Puoi restare un altro po'. La situazione alla locanda Ikeda sarà anche finita a nostro vantaggio, ma da allora i Choshu hanno un comportamento preoccupante. Ah, se radunano un esercito e colpiscono, sarà guerra aperta. La Shinsengumi deve agire subito. Mi aspetto dei risultati da te. Comprendi che impugnerai la spada contro i Choshu. Non posso fare diversamente. Molto bene. E allora preparati. I Choshu sono qui. Tu dovrai entrare dalla porta a nord e individuare Kusaka, il comandante della linea principale. Sarà sicuramente insieme all'avanguardia quando lo troverai. Non avere alcuna pietà. I traditori che osano minacciare il palazzo moriranno per mano nostra. Ok, andiamo. Vai. Andiamo. Pronto all'azione. Scusami, come se ci mi ha colpito da dietro? Vai. Porca. Non ci stiamo capendo, non ci stiamo proprio capendo cazzo. Quindi di confusion. Questi sono poi i difetti, se vogliamo, ogni tanto uno non sa dove cacchio andare. Più o meno, poi dopo uno riesce a capire, un rampino, una cosa, però in questo momento rampini non ne vedo. Appigli i rampini, cioè appigli per il rampino, però mi sa di là comunque, perché vedo che un attimo. Ah, ecco qua, finalmente. No, però c'è, ci sono, c'è gente lì, quindi li facciamo fuori. Certo, che punti possiamo, quindi faccio meglio. Devo livellare, insomma. Ok, andiamo. Abbiamo deciso di distruggere lo shogun. Sbatti o finire. Ora possiamo parlare la faccia.
brutto. Sono ammazzate proprio nei denti. Forza. Abbiamo un problemino, attenzione, recuperiamo. Mamma mia. Vabbè, però tardi. Lento però, porca puttana. Vaffanculo, posso dirlo? Posso? Diavolo, cazzo. Roma mi ha già detto tutto, lo sai? Tuttavia, non mi crede. Tardo, dopo... Tu pensa a te. Perdonami, Kusaka. Pensate. Fuoco al cannone! Oh, porca miseria. Eccoti. Ma tu, guarda.
Però non serve a niente, eh? Temo. Ci siamo! Fuoco! Hey, non hai una bella cera? Metti la cera, togli la cera però. Allora, in culo. Questa con lo stronzo là sopra vedete com'è? Che cosa si fa? Ah. Tanto un po' di soddisfazione però. È mancato poco però. Andiamo. Oh! Ora scegli di ostacolarci. Nulla di ciò che farai scalzire la mia determinazione. Niente! La mia prospettiva è un po' cambiata grazie a voi. Ma ci sono ideali a cui non potrò mai rinunciare. Mamma mia però. Chiedo scusa. Il shogunato che ho qui di fronte alle sofferenze del popolo. Non sono adatti a governare. Puoi vederlo con i tuoi occhi. Addio. Ora lascia a noi il futuro del Giappone. Sta di merda. Pezzo di fango di merda. Pezzo di fango. Ora scegli di ostacolarci.
Era giusto. No, così. Vabbè, te la via solo con me. A prescindere da chi intendo, giustamente. Perché... Ah! La mia prospettiva è un po' cambiata grazie a voi. Ma ci sono ideali a cui non potrò mai rinunciare. Un shogunato che ha degli occhi di fronte alle sofferenze del popolo. Non sono adatti a governare. Puoi vederlo con i tuoi occhi. Lascerò che finisca qui. Il Giappone può chiudere solo se qualcuno si sforza di dare lo stato di quo. Yes. Prendi la tua vittoria. Montati con il mondo che hai battuto il Genzu Kusaka. Ok. Ritirata! Ritirata! Cannoni inglesi sono davvero potenti. Vero, Saigo? I Choshu sono quasi sconfitti. Lasciamo ciò che resta alla fanteria. No. Eliminiamoli fino all'ultimo. Continua a bombardare. Presto! Di qua! Porca miseria. Aiutate! Forza! I Choshu erano più deboli di quanto pensassi. Se la ritirata va avanti, Kyoto sarà ridotta in cenere. Allora sei stata tu. Riporta al passato, però, questo odore. Ricorda quel giorno. Quello in cui siamo morte. Voi rinate! Molto presto lo shogun e poi tutto il paese saranno divorati dalle fiamme. E questo è il mondo che abbiamo desiderato, non è vero? Aia. Colpo finale, quanto sembra. Combattiamo come le bestie ingenue che eravamo. Ottimo! Ancora non sai pensare con la tua testa. Esattamente come me. Una vista fin troppo famiglia. Aspettavo una battaglia più epica.
Una volta ottenute le armi straniere, il resto è fatto! Una sola scintilla scatenerà l'inferno che divorerà il Giappone! È in tempo di guerra! Siamo più necessari! Vedi? Siamo necessari! Tu ed io! Lame gemelle, una cosa sola. Unisciti a me. C'è chi dice che lo shogunato sia già finito. Dobbiamo farlo rinascere e forgiare un nuovo mondo. E questo nuovo mondo è ancora avvolto nelle tenebre. Ma ci sono alcuni che stanno trovando la strada verso la luce. Una nuova era. Io combatto al fianco di chi vuole raggiungerla. Per questo non posso seguirti. Pensavo che avresti capito. Proprio tu fra tutti. Dispersi dal vento possano fuggire e salvarsi per realizzare il sogno del nostro maestro di un nuovo mondo. Ito, Yamagata, Nakaoka, Katsura, Shinsaku, Fumi. Come vorrei rivedervi ancora una volta, maestro Shoin. Aia. Sono pronto a raggiungerti. Agosto 1864. Gensui Kusaka si tolse la vita. Aveva 25 anni. Che macello. La ribellione della Porta Proibita terminò con il suicidio di Gensui Kusaka e la sconfitta del clan traditore Choshu. La battaglia era terminata, ma l'orizzonte di Kyoto bruciava e la città era stata oscurata dalla conflagrazione scatenata. Gensui. Tanti sono disposti a morire per un ideale. Possibile che non pensino mai a quelli che rimangono. Gensui stava inseguendo il sogno di tuo fratello. Per tutti quanti noi. Voleva crearci un nuovo Giappone. Temo che non lo capirò mai. Come si può creare un mondo di pace con la guerra? Comunque lui ha applicato il seppoku, che era, diciamo, suicidio obbligatorio. È in tempo di guerra che siamo più necessari. È il mondo che abbiamo desiderato, non è vero? Pure anche Arachiri, non lo so, vediamo. Ma vediamo, no, che non vediamo, però comunque si è tolto la vita, poca differenza. Non ne avete abbastanza? La battaglia è finita. Ho radunato gli altri, forza. Metterò fine a ciò. Basta sangue.
Quindi che facciamo? Vabbè, che facciamo? Nulla, che missione è completata. E bene, ci vediamo andiamo. Al prossimo episodio. Verso, penso, conclusione. Un saluto a tutti, da Italia. Ciao!